Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con il mio ospite, l'avvocato Giancarlo De Peppo, 085 01 9998, il numero per intervenire in diretta. Allora Giancarlo, si parlava di questa trattativa tra la famiglia Mattarese e l'imprenditore Polo Montemuro. Ripetiamo, sono stati fatti dei passi in avanti, però mai come in questo momento ci vuole ancora calma, ancora pazienza, perché ci sono diversi aspetti da chiarire su tutti, anche diciamo, la situazione debitoria del Bari, che ricordiamo è abbastanza cospicua. No, ma a parte la massa del debito che ha il Bari verso l'erario, poi Sì, quello, sì, il sì, sì. problema è, come dissi io quasi un mese fa, il problema è quello appunto che non è possibile garantirlo facilmente, perché essendo la S Bari una sorta di sostituto d'imposta, in caso di mancato pagamento da parte del soggetto che si accollerebbe il debito, in caso di mancato pagamento il fisco andrebbe di nuovo sulla S Bari, qualunque ne sia il proprietario. Quindi questa è la problematica di fondo. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, salve, buonasera. Ciao. Saluto l'avvocato Salve. e il conduttore. Niente, io sono pronto a fare l'abbonamento. Io di solito vedo Sky, quindi diciamo, allo stadio sono andato nelle partite importanti, Bari Lanciano, però adesso farò l'abbonamento anche se non andrò forse allo stadio, andrò quando mi andrà di andare. E l'altra cosa che voglio dire, sono pronto, sperando che ci sia un progetto in tal senso, perché la verità vera è che noi possiamo fare gli abbonamenti e possiamo anche in fondo contribuire in minima parte a essere soci di questa nuova società, con un minimo, con una minima rappresentanza. Purché ci sia un progetto come mi pare che è stato già ventilato, cioè un centro giovanile dove a Gioia del Colle, a Bari, dove vuole il dottor Montemurro, e in questo centro giovanile speriamo di far confluire dei ragazzi seri, che siano allenati da persone serie, ci sia una dirigenza seria, che mandi via i genitori che vengono a rompere le scatole agli allenamenti gridando e urlando verso magari degli avversari di altre squadre giovanili, cioè ci sia una ricostruzione morale di questa società insieme a una ricostruzione morale di questa città. Grazie, grazie comunque per il tuo intervento. Allora facciamo così, facciamo un passo indietro, andiamo proprio ad ascoltare le parole di Paolo Montemurro al termine dell'incontro con Antonio Mattarese di sabato scorso. Sentiamo Montemurro. Più ogni settimana di più, sì. Sì, sì. I tempi però Sì. si stanno allungando. Lo so, però è importante che sia ottimismo e positività, comunque, Si può anche oggi. quantificare, insomma, quando potrebbe avvenire la firma, quando potrebbe esserci? Se dico fine settimana mi prendereste in giro, il prossimo fine settimana ormai lo stiamo dicendo, però si sta avvicinando la Su data. cosa in particolare vi siete soffermati oggi, senza entrare nel dettaglio, ovviamente? Aspetti societari, non societari. Sulla cifra? Possiamo cambiare la mano? I Sono tifosi tutti stanno i aspettando. presupposti ci sono, sia da una parte che dall'altra. Queste le parole di Paolo Montemurro, che comunque è fermamente intenzionato ad andare sino in fondo, sì. Vorrei dire prima una cosa riguardo all'ultima Sì. telefonata. Ognuno è padrone di pensarla come vuole. Magari può criticare sulle capacità, però sulla moralità di chi c'è adesso nel Bari e nel settore giovanile del Bari, credo che bisogna dire che non c'è bisogno di una ricostruzione morale. No, no, certo, poi il progetto tecnico Ognuno può è un'altra cosa, discuterlo, certo. può criticarlo. Abbiamo intanto un'altra telefonata, pronto? Abbiamo perso l'ascoltatore in linea, allora hai ascoltato anche le parole Giancarlo Sì. di Paolo Montemurro. In ogni caso, lui alla fine è un tifoso del Bari, sta andando sino in fondo, c'è davvero la volontà di raggiungere l'obiettivo, poi si è detto alquanto ottimista al Sì, io ho riguardo. anche un'idea sul termine della fine dell'estate che ha dato l'onorevole Antonio Sì. Mattarese. Penso che ci può essere anche l'ipotesi, non voglio dire che sia così, l'ipotesi di una formulazione di un'offerta con due o tre variabili, e che queste variabili possano tenere conto anche dell'eventuale penalizzazione in classifica per il secondo filone del processo sportivo, e anche dell'eventuale squalifica o meno di un giocatore Eh sì, che fa molto sì. C'è capitale il come capitano, sì, Caputo, Caputo. e quindi magari si rimandi poi la formalizzazione definitiva di qualunque tipo di contratto appunto all'estate. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto?
Buongiorno Michelangelo. Ciao Michelangelo. Un saluto a tutti. Salve. Vorrei dire una cosa. Io mi auguro che finisca l'era, mi auguro che finisca l'era Matarrese, perché con Matarrese non è stato possibile sognare. Abbiamo vivacchiato fra la Serie B e la Serie A. Però inviterei i nuovi acquirenti del Bari a valutare una cosa, che Bari non si può accontentare di Serie B e Serie A. Noi vogliamo gente che ci faccia sognare, noi vogliamo vincere. Bari deve arrivare all'apice del calcio. Chi compra il Bari deve essere pronto a questo, perché va bene che finisca l'era Matarrese, anche in Serie D senza i Matarrese, perché Matarrese non ci hanno fatto sognare. Ma i Matarrese ci hanno tenuti fra la B e la A e noi non siamo contenti di questa cosa. Quello che è successo a Lecce, il cambio societario eccetera eccetera. Appunto, scendere di categoria poi non è semplice. Non è affatto risalire in Serie B. Sì. E quindi non è facile il compito di chi verrà. Noi vogliamo sognare, noi vogliamo vincere. Grazie comunque per il tuo intervento. Beh, in ogni caso bisognerà eventualmente dare tempo comunque a Montemuro di strutturare la società, di alla fine di avere comunque un progetto quantomeno triennale, poi per sicuramente poi sognare è bello, però poi risvegliarsi dai sogni e mettere i piedi per terra qualche volta non è altrettanto infatti bello. Bisogna comunque dargli il tempo di lavorare, comunque di sicuro avrà un progetto quantomeno ambizioso, perché altrimenti comunque non io avrebbe senso. Io dico che comunque chi prende il Bari adesso è chiamato, chiunque sarà a prendere il Bari avrà un compito molto molto gravoso, perché magari la tifoseria darà un pochino di tempo, non so quanto, ma pretenderà anche molto. Beh, però quantomeno Giancarlo che ci sia un progetto alle spalle, quello che un po' è mancato durante la gestione Matarrese. Progetto e soprattutto realizzarlo. Certo. 080-501-9998 il numero per intervenire in diretta. Intanto il 20 è il termine ultimo anche per risolvere la questione con proprietà. Giancarlo, ecco, ti chiedo, in questo momento alla fine si sta muovendo il direttore sportivo Guido Angelozzi, però come alla fine chi se le giocherà queste con proprietà? Perché se le gioca la famiglia Matarrese, poi cosa accade? Beh, io credo che, come è stato ventilato, ci sia stato almeno un contatto per seguire delle linee guida, e credo che in quest'ottica è emersa la notizia che dovrebbe esserci, almeno per la gran parte di queste proprietà, tranne quella di Crimi, un rinnovo delle stesse, anche perché pochi sanno che in caso di buste, se quando ti aggiudichi il giocatore, poi la cifra indicata in busta la devi pagare più o meno cash, senza rateizzazione, il che avrebbe potuto costituire un problema per la S Bari, che già è oberata in questi giorni dai pagamenti di 4 mensilità e dal pagamento dell'iscrizione. Quindi credo che il rinnovo delle comproprietà, se avverrà, sarà la strada più giusta da seguire. Pubblicità, tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport.